Il TAR dell'Aquila definirà nel giro di 3 o 4 mesi ogni ricorso riguardanti questioni sulla ricostruzione dell'Aquila e delle zone terremotate. L'ha annunciato stamani il presidente del TAR Abruzzo, Cesare Mastrocola, nel corso della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario amministrativo. È un formale impegno, ha sottolineato il presidente del TAR, che assumo anche a nome dei magistrati e del personale di segreteria, nella speranza di poter contribuire in tal modo, sia pure per una piccola parte, alla più immediata rinascita anche socio-economica di un territorio così duramente colpito. Nel 2009 il TAR ha ricevuto 572 ricorsi, ne ha definiti 631, mentre i ricorsi pendenti sono diminuiti ulteriormente rispetto all'anno precedente, confermando e consolidando un trend positivo che negli ultimi anni non ha avuto nessuna inversione di tendenza. Nel 2009 il TAR ha poi adottato 347 pronunzie cautelari, per un totale di 978 provvedimenti decisori. I magistrati e il personale di segreteria, però sottolineato Mastrocola, da solo non è sufficiente ad eliminare le pendenze in tempi ragionevoli. Sono comunque dati degni di apprezzamento, ha detto a seguire Mastrocola, che assumono il carattere della straordinarietà solo se si pensa che sono stati conseguiti in un anno particolare in cui la tragedia che ha colpito il territorio dell'Aquilano ha stravolto purtroppo la vita quotidiana, la vita lavorativa, la vita di relazioni sociali dei cittadini. Malgrado l'arretrato, malgrado l'inadeguatezza dei mezzi, malgrado il terremoto, malgrado tutto, il TAR dell'Aquila, conclude con un moto di orgoglio il presidente, ha dimostrato di saper reggere il passo tenendo fede al proprio consolidato impegno costituzionale.